Oggi è il 22 aprile, l'Earth Day, e in 192 paesi nel mondo un miliardo di persone celebrano il pianeta, la Terra. Tutta questa energia deve andare a produrre un cambiamento di clima, ma non di clima atmosferico, di clima sociale, di clima culturale. Possono aiutare le persone, le singole persone, perché nel mondo sono 7 miliardi e le loro azioni determinano davvero cambiamento. Possono aiutare le imprese che devono passare da un'economia brown a un'economia green. E possono aiutare i mezzi di comunicazione, che aiutano tutti a sensibilizzarsi, a capire, a cambiare il proprio comportamento per tutelare la Terra, il nostro unico pianeta. Ciao Pierluigi, eccoci! Calma. Pronti? Sei pronto tu a guidare questa grande festa? Sono prontissima, però ricapitolando, che cosa succede oggi in questa fantastica giornata della Terra? Allora, abbiamo avviato tantissime iniziative, naturalmente il nostro è una festa per il mondo, per la Terra, è una festa mondiale, quindi il concerto è per noi il momento clou. Però abbiamo già fatto una maratona a chilometri zero in un parco bellissimo, il Parco dell'Aniene di Roma, e abbiamo dato il via a una mostra straordinaria dove 23 fotografi, alcuni dei quali veramente straordinari e di eccellenza internazionale, raccontano altrettante storie di eroi della Terra, persone che si impegnano tutti i giorni per tutelare il nostro pianeta. La festa però è quella del concerto, il concerto della Terra che tu devi guidare. Certo, vi guiderò e quindi buona giornata della Terra.